Siamo qui nel cortile del rettorato dell'Università di Siena, a due passi da Piazza del Campo, dove troneggia il monumento dedicato agli studenti e ai professori dell'Ateneo Senese che combatterono a Curtatone e Montanara durante la prima guerra d'indipendenza di italiana. Si tratta di un piccolo pezzetto della nostra storia, una storia molto lunga, cominciata quasi otto secoli fa quando già nel 1240 sono presenti i primi documenti che attestano la presenza di uno studium in città, uno studium finanziato dal comune per attirare docenti e studenti da tutta Italia. Questi documenti fanno dell'Università di Siena una delle università più antiche al mondo. Da allora l'università è cresciuta assieme alla città che la ospita, condividendo periodi di grande splendore ma sempre sostenendosi a vicenda e contribuendo al reciproco prestigio nazionale ed internazionale. Qui la città e soprattutto il suo centro storico murato rappresentano il campus naturale dell'Ateneo, dove gli edifici dell'università, le aule, le biblioteche, i laboratori si mescolano con gli edifici della città e dove gli oltre 16.000 studenti che vivono e frequentano l'università si mescolano con i 50.000 abitanti della città durante le loro attività quotidiane. Questa integrazione rende la città più viva e garantisce agli studenti, per un quarto senesi e per la metà non toscani, tra i quali 1.500 studenti internazionali, garantisce loro di sentirsi parte di una comunità e di costruirsi il proprio sereno spazio dove concentrarsi sugli studi, coltivare i propri interessi e le proprie vocazioni. Una città tranquilla, quindi a misura di studenti, ai quali studenti non fa mai mancare il proprio sostegno e servizi di prima qualità. Al di là della sua storia otto volte secolare, come la descrisse efficacemente Mario Bracci, l'Università di Siena del terzo millennio è un Ateneo moderno che trae forza dalla sua tradizione per guardare con decisione al futuro, come nel campo delle scienze della vita. Della medicina, delle biotecnologie, dove a partire dall'esperienza del grande Achille Sclavo, si è costituito qui un ecosistema di ricerca e di imprese di rilevanza mondiale. E dove da anni si sviluppano farmaci e vaccini anche grazie, se non soprattutto, alla ricerca universitaria. E sappiamo bene, proprio in questo periodo, quanto queste ricerche siano fondamentali per la vita di tutti noi. O come nel campo delle scienze economiche, che si innestano su una grande tradizione cittadina, contribuendo al dibattito sullo sviluppo economico del Paese e del mondo intero e sul sostegno al tessuto imprenditoriale locale e nazionale. Senza dimenticare l'incredibile qualità degli studi umanistici, dalla letteratura alla storia medievale, dagli studi giuridici, il diritto fino all'archeologia discipline che hanno visto e vedono tuttora insegnare a Siena docenti di primo livello mondiale. Ne possiamo dimenticare il legame con questa terra, la cui vocazione agricola ci impone di mettere a disposizione dei nostri studenti percorsi dedicati per la valorizzazione delle produzioni locali e per sostenere le piccole e medie imprese anche nel loro sviluppo internazionale. Fino ai più recenti sviluppi, Dell'ingegneria robotica e dell'intelligenza artificiale, discipline i cui laureati sono molto richiesti dal cosiddetto mercato del lavoro e che qui possono ricevere una formazione che non ha nulla da invidiare ai grandi politecnici nazionali ed internazionali. Già, lo sguardo internazionale, anche questo sigillo impresso sull'ateneo dalla vocazione cittadina, quando Siena, attraversata dalla via Francigena, vedeva transitare ed ospitava pellegrini da tutta Europa. Qui all'Università di Siena studiano studenti da oltre 100 paesi al mondo e qui gli studenti italiani possono aprirsi una porta verso il resto del mondo attraverso le opportunità di mobilità Erasmus, programma al quale l'Università di Siena partecipa sin dalla sua fondazione e grazie alle molte collaborazioni internazionali. L'Università di Siena ha risposto egregiamente alla pandemia garantendo a tutti i suoi studenti la possibilità di frequentare le lezioni in presenza, finché è stato possibile, di frequentare le biblioteche e gli spazi di studio, ma anche la possibilità di seguire le lezioni via streaming o le lezioni registrate sulle nostre piattaforme. Puntando lo sguardo al prossimo anno accademico, credo che tutti noi abbiamo compreso quanto importante sia il valore della presenza e della frequenza nei luoghi universitari. Non tanto o non solo per le nozioni che vi si apprendono, ma soprattutto per il legame che si crea tra lo studente e la città, tra lo studente e i suoi docenti e tra tutti gli studenti. Ecco, questo è il vero valore dell'università, la possibilità di scambiarsi opinioni, condividere sensazioni, incrociare gli sguardi, sensazioni che purtroppo la pandemia ci ha temporaneamente sottratto ma che vogliamo tornare ad assaporare prima possibile, assieme a tutti voi studenti. Benvenuti all'Università di Siena. Io sono Martina, studentessa tutor d'Ateneo e sono qui per darvi le principali informazioni sull'offerta formativa Unisi. L'Università di Siena offre 74 corsi di studio, tra corsi di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico e a normativa UE. Per comodità li abbiamo raggruppati in 5 macro aree. Economia, giurisprudenza, scienze politiche e scienze sociali, beni culturali, formazione, lettere, lingue, storia e filosofia. Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie. Ambiente, Biologia, Chimica, Farmacia e Geologia. Fisica, Ingegneria e Matematica. Di questi 18 corsi sono erogati interamente in lingua inglese. All'Università di Siena vi è inoltre la possibilità di iscriversi a diversi corsi che offrono i cosiddetti Double Degree o Doppi Titoli. Si tratta di programmi che consentono di conseguire contemporaneamente il titolo di studio presso il nostro Ateneo e presso un Ateneo partner all'estero. I corsi che offrono questa possibilità sono 11 e interessano le aree economica, medica, ingegneristica, storico-filosofica, archeologica e della linguistica. La possibilità di trascorrere una parte del proprio percorso di studio o formazione all'estero è anche garantita dalle numerose borse Erasmus. All'Università di Siena la maggior parte dei corsi è ad accesso libero, fatta eccezione per medicina e chirurgia, professioni sanitarie, Dentistry, biotecnologie, scienze biologiche, agribusiness, farmacia e chimiche e tecnologie farmaceutiche, per cui sono previste modalità d'ammissione differenziate. Per quanto riguarda l'area medica, l'ammissione al corso è soggetta a una prova selettiva, al seguito della quale si rientra nella graduatoria nazionale o locale a seconda del corso. Per gli altri corsi invece, L'ammissione è a usarimento posti e non è prevista una prova selettiva. Il tuo percorso formativo all'Università di Siena può essere arricchito frequentando corsi o attività da inserire nel tuo Open Badge. L'Open Badge è uno strumento che attesta le competenze acquisite e che è riconosciuto e può essere consultato da enti e aziende, facilitando il collegamento tra aziende, formatori e studenti. Infatti, per inserirsi in un mondo del lavoro in costante evoluzione, è molto importante saper dimostrare di aver acquisito competenze interdisciplinari e conoscenze trasversali da poter applicare in ogni settore. I corsi di studio sono organizzati e gestiti dai dipartimenti, che all'Università di Siena sono 15, e le lezioni si svolgono nelle rispettive sedi, collocate principalmente all'interno del centro storico della città. L'Università di Siena infatti è saldamente inserita nel contesto cittadino, quasi a creare un campus naturale dove studenti e docenti possano interagire quotidianamente. L'Università di Siena è presente anche nelle sedi distaccate di Arezzo, San Giovanni Valdarno e Grosseto, dove le lezioni si svolgono in presenza, in teledidattica sincrona o in modalità mista. L'offerta formativa dell'Università non si conclude con i corsi di laurea o laurea magistrale, ma prosegue con una ricca offerta post laurea grazie a 23 dottorati di ricerca, 53 master universitari e 40 scuole di specializzazione. Negli ultimi dieci anni l'Università di Siena è stata al vertice della classifica degli Atenei Statali di Censis Repubblica. L'ultimo anno si è classificata al terzo posto tra gli Atenei Generalisti Pubblici, prima per servizi offerti agli studenti, seconda per internazionalizzazione e adeguatezza delle strutture, dalle aule alle biblioteche ai laboratori scientifici. Bentornati ragazzi, io sono Alessio, uno studente tutor dell'Università di Siena e sono qui oggi per parlarvi dei servizi che Unisì offre ai suoi studenti. Partiamo innanzitutto dal diritto allo studio. In questo ambito l'Università sostiene i propri studenti attraverso l'erogazione di borse e premi di studio e di laurea e attraverso l'istituzione di un fondo di solidarietà e di un fondo straordinario per il sostegno allo studio. Inoltre quest'anno per la pandemia è stato pensato anche un progetto eh, interamente mirato al sostegno alla connettività con l'erogazione di contributi economici per l'acquisto di tablet e eh, notebook per poter seguire le, le lezioni a distanza. Per quanto riguarda invece le vere e proprie borse di studio è importante il ruolo dell'azienda regionale per il diritto allo studio toscana la quale si occupa per l'appunto di erogare borse di studio, di fornire i posti letto per i borsisti, di dare contributi per la disabilità e diciamo tutto quanto quello che è l'ambito del sostegno agli studenti più massiccio di quello che può dare la singola università. Siena in questo si distingue, infatti ha moltissime residenze per un totale di quasi 1500 posti letto e 9 mense riservate agli studenti universitari. In totale quest'anno le borse di studio erogate sono state circa 3500. Per supportarti nel tuo percorso di studi a Siena troverai 5 biblioteche di area giuridico-politologica, umanistica, economica, scientifico-tecnologica e medico farmaco biologica, che insieme al, alla sala rosa, che è un'area dedicata allo studio, formano il sistema bibliotecario di Ateneo Senese. Tutte quante le strutture sono fornite di eh, aule studio dove poter studiare sia singolarmente che in gruppo e in ogni struttura si trova l'accesso gratuito al Wi-Fi. L'Università di Siena ti permette di arricchire il tuo percorso attraverso un periodo di studi o di formazione in università straniere nell'ambito dei progetti di mobilità internazionale dentro e fuori dall'Europa. I 724 accordi di Erasmus e i 320 accordi di mobilità internazionale garantiscono ai nostri studenti la possibilità di studiare per periodi che vanno da tre mesi fino a un anno presso università straniere, che è un modo importantissimo nel mondo attuale di formarsi. L'Università di Siena ti accompagna dall'ingresso nel sistema università lungo tutto il tuo percorso di studi fino al primo contatto con il mondo del lavoro attraverso i servizi del Placement Office and Career Service. Per tutti i corsi di studio un periodo di stage è fortemente consigliato e per alcuni è addirittura obbligatorio e questo periodo di stage sarà certamente una cosa molto importante poi nel primo contatto con il mondo del lavoro. L'ufficio placement in questo aiuta gli studenti a eh, cercare innanzitutto il luogo più adatto dove svolgere un tirocinio e poi gli aiuta anche in, nel, nello svolgere tutte le pratiche necessarie. Oltre a questo... Uh, favorisce generalmente il, il contatto con il mercato del lavoro attraverso eventi di recruiting, attraverso informazione, attraverso formazione, workshop e uh, a consulenze anche individuali per l'inserimento sia negli stage sia proprio nel mercato del lavoro per gli studenti in corso di laurea o laureandi. Siena, oltre allo studio, può offrirti molto per il tuo tempo libero. Qui tu puoi trovare scuole di musica, accademie di teatro, società sportive e quindi occupare il tuo tempo libero anche oltre quello che è il semplice studiare per l'appunto. L'università stessa organizza diversi eventi, spettacoli, seminari e laboratori e eh, attraverso il progetto Siena Campus ti permette quindi di svolgere attività molto differenti, ampliando anche il tuo panorama di interessi culturali oltre a quello che è il tuo percorso di studi. E poi ci siamo noi, gli studenti tutor. Per facilitare e sostenere la tua partecipazione attiva alla vita dell'università, infatti, troverai diversi tutor sia tra i docenti che tra noi studenti. A noi studenti ti puoi rivolgere per chiederci consigli sui corsi, sugli esami, sulle modalità di preparazione della tesi, sulla compilazione del piano di studi e molto altro. Se al termine di questo Penday avrai bisogno di altre informazioni o vorrai semplicemente sciogliere altri dubbi, puoi contattare l'Ufficio Orientamento e Tutorato. Attraverso uno sportello personalizzato potrai continuare a dialogare con l'Ateneo, concordare colloqui su Skype o Gmeet, entrare in contatto con i docenti referenti per i singoli corsi di laurea, incontrare gli studenti tutor e costruire così il tuo percorso universitario fin dall'inizio in modo partecipato.